chiedo quanto è stato difficile tradurre il pensiero di Regione Lombardia e trasformarlo in un corso come quello che si è appena concluso. Buongiorno dottor Mulè, buongiorno, buongiorno dottor Laffo, Pre saluto a tutti i partecipanti a questo momento importante perché il seminario di chiusura di fatto del progetto, il progetto chiude dopodomani, quindi è il momento di fare alcune valutazioni complessive. Mi permetto in apertura un ringraziamento a tutti quanti hanno lavorato in questo progetto, a tutta la nostra squadra Formez, al dottor Luciani che ha molto, con grande saggezza ha gestito questo progetto che non dimentichiamoci ha attraversato fasi non semplici della vita del nostro paese, quindi è stato pensato pre-pandemia, gestito all'interno della pandemia e adesso, se Dio vuole, alla sua conclusione in un momento finale della cosa. La risposta alla domanda, dottor Moulet, è legata appunto agli effetti da un certo punto di vista di accelerazione che la pandemia ci ha portato a dover affrontare. All'inizio torto collo e poi pian piano capendone anche quelle che potevano essere le opportunità. Qui in fondo si tratta di ragionare su quello che è un passaggio da un paradigma di quella che era la formazione tradizionale, no? Una sala, sedie, persone sedute, qualcuno che parla, ad un qualcosa che potremmo chiamare per semplicità sviluppo delle competenze, dove ci sono dei professionisti, ci sono dei funzionari, ci sono delle persone che lavorano, che vengono accompagnate, da degli esperti. E oggi avremo la possibilità, durante la tavola rotonda, di parlare appunto con chi è stato coinvolto, in questo progetto, per sviluppare pian piano, con gradualità, andando a cercare quelle che sono le informazioni e le modalità, ad esempio, prima si parlava dell'utilizzo del software, che più mi sono necessarie, più hanno a che fare con la mia quotidianità. In poche parole, ricercare dei modi per poter migliorare la propria prestazione in modo da poter vedere un risultato immediato. Perché la pandemia, da un certo punto di vista, ironicamente, se vogliamo, accelerato questo processo. Perché tutto quanto sto dicendo ovviamente è stato gestito su piattaforme digitali, quindi utilizzando gli strumenti che una volta venivano chiamati della formazione a distanza, ma che oggi hanno sempre più un impatto sulla nostra quotidianità. E il fatto che vi possa parlare da Roma oggi in fondo è un esempio, se vogliamo, di questo. Questa è stata la sfida più importante, quindi quella di calare in modalità anche pillole formative, anche interazioni tra chi doveva assistere e chi necessitava l'assistenza in forme che fossero coerenti con le possibilità tecnologiche, su cui ci sarebbe un capitolo a parte, ma probabilmente sarà oggetto di un altro progetto, e quelle che invece sono le possibilità e i tempi e la flessibilità anche di orario delle persone che ne hanno bisogno. Bene, dal punto di vista pratico, l'aver dovuto pensare un corso esclusivamente a distanza vi ha sfavorito o eravate già pronti all'evenienza? No, vede, la tendenza ad andare allora, no, non ci ha sfavorito, eravamo già pronti, ma quella che è cambiata, se vogliamo, è la portata dell'iniziativa. Se lei mi avesse fatto questa domanda 3 anni fa, le avrei fatto un ragionamento di probabilmente di efficienza. Attraverso un webinar, cosa che non ormai penso che siamo tutti abituati a seguire in quantità massive, lei raggiunge una platea, un audience che è difficilmente raggiungibile, ma anche solo raggruppabile in presenza. Io attraverso un seminario oggi mi sembra che abbiamo quasi 300, se non sbaglio, partecipanti a questa iniziativa. Lei si immagini di dover chiamare tutti
in una sala e fare esattamente quello che stiamo facendo adesso però in presenza. Quindi questo era già un aspetto, se vogliamo, acquisito. E come Formez sono da anni che ci siamo dotati delle capacità tecnologiche e anche dell'ingegnerizzazione della conoscenza, cioè le modalità di erogazione che sono le più adatte a questo tipo di erogazione. Qui però stiamo parlando di una cosa un po' diversa, cioè a questo si aggiunge quella che è l'affiancamento, se vogliamo, quella che è l'interazione capillare, puntuale, che idealmente arriva all'uno a uno, quindi alla possibilità di vedere riconosciuti, valorizzati, come dire, risolti, se vogliamo usare questo termine, quelle che sono le mie specifiche, personali, esigenze formative. Questo grazie alla tecnologia è possibile e penso che per noi, ma più in generale per tutta la società italiana, l'essere stati costretti ad utilizzare la tecnologia come mai avevamo fatto fino ad oggi è stato un acceleratore molto importante di un processo che era già in atto e che farà sì che il nostro modo di comunicare, il nostro modo di apprendere non sarà mai come quello che era prima. Di Formez è un punto di vista privilegiato per quanto riguarda la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Dal suo punto di vista, appunto, qual è lo stato attuale e quanto appunto della digitalizzazione e quanto è stato fatto anche grazie agli eventi degli ultimi 2 anni, mi riferisco alla pandemia naturalmente. La situazione è... Ma vede, l'Italia è un paese straordinario perché noi abbiamo una, se vogliamo, almeno perlomeno questa è la mia esperienza, rispetto ad altri paesi abbiamo minore capacità di pianificare. I nostri piani non sempre si verificano, a volte sono un po', come dire, ottimisti, ecco, chiamiamola così. Quindi noi abbiamo dei piani sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione che oramai datano già da qualche anno. Quello che però ho sempre apprezzato del nostro paese è poi la capacità di, che ci sia il piano o che non ci sia il piano, realizzare delle attività, anche copiandosi quando si vedono delle attività che funzionano, ed avere un tempo di ripartenza o di diffusione di certe innovazioni assolutamente straordinario rispetto ad altre realtà. Dal punto di vista della digitalizzazione io vedo una situazione diversa sul territorio, ci sono regioni che sono decisamente più avanti di altre. Formez, se vuole, da questo punto di vista ha un osservatorio privilegiato perché noi lavoriamo su tutto il territorio nazionale, in particolare sia con le amministrazioni centrali ma con anche gli enti locali, quindi insomma abbiamo il polso di quella che può essere una differenza territoriale, sia per ambiti. Ci sono degli ambiti che sono decisamente più avanzati e diciamo questa pandemia ha aiutato un ulteriore sviluppo. Faccio un esempio, lo SPID, la carta d'identità digitale, cioè tutti questi, non so, noi facendo concorsi richiediamo la casella di posta certificata e questo è già stato un salto importante perché ora parliamo veramente di milioni di persone nel nostro paese che hanno un livello di accesso alla pubblica amministrazione dal punto di vista digitale assolutamente contemporaneo, quindi verso lo stato dell'arte. È anche vero che ci sono delle opportunità di chiamiamola disseminazione all'interno del nostro territorio. Prima giustamente il dottor Laffi ricordava che in Lombardia con questo progetto noi abbiamo interessato 1516, se non mi sbaglio, comuni, che a livello nazionale vuol dire un comune su 6. Quindi il fatto di avere già un'esperienza che ha avuto questo tipo di impatto numericamente penso che possa essere estremamente utile anche alle altre amministrazioni, sia a livello regionale che più in profondità a livello provinciale, comunale o di comunità montana, quello che sarà, per ispirarsi all'esperienza che è stata svolta.
E come ultimo, tenete conto che negli ultimi mesi, anche grazie al lancio e a tutta l'attività preparatoria del PNRR, ci sono state delle importanti evoluzioni della digitalizzazione. Pensate solo alla vera e propria rivoluzione che stiamo portando avanti nel campo dei concorsi pubblici, dove oramai la carta è stata eliminata. Si riescono a fare, grazie alla digitalizzazione, in contemporanea in più posti, in più località sul territorio nazionale, evitando la classica migrazione su Roma che veniva fatta in passato per i concorsi nazionali. I risultati si possono avere nel giro di qualche ora, tutto nel rispetto di una procedura Covid. Se noi fossimo rimasti alla carta e alle modalità che c'erano prima, tutto quanto vi sto dicendo sarebbe assolutamente realistico. Sentendola parlare mi è venuta in mente un'altra curiosità, questa dal punto di vista personale. Stiamo parlando di un progetto che ha visto coinvolta la Regione Lombardia coinvolgendo enti locali, comuni anche i piccoli. C'è una differenza nel preparare un progetto formativo per realtà minori piuttosto che invece per comuni grandi, penso banalmente Roma, Milano, Torino? C'è qualche cosa che differenzia i due processi? Certamente. Vede, non è solo un problema di formazione, è anche un problema, se vogliamo chiamarlo, di assistenza tout court. Alla fine noi quello che stiamo confrontando, quando guardiamo un comune di una certa dimensione, non so, comune di Milano, un capoluogo di provincia, Brescia, Cremona, insomma, realtà consolidate, e quando vediamo un piccolo comune, noi stiamo confrontando quella che è un'organizzazione strutturata da una microorganizzazione. Che si parli di pubblica amministrazione, che si parli di aziende commerciali, alla fine non cambia di molto. La differenza è la struttura e la forza autogenetica che ha l'organizzazione, che nel caso in cui si superi una certa dimensione è ricettiva, ad esempio, di un supporto, di un accompagnamento, ad esempio di un intervento di formazione, di una consulenza. Quando si scende di dimensioni, questo aspetto rimane, ma c'è una sfumatura in più che si aggiunge, ed è quello dell'assistenza vera e propria. In alcuni casi è molto più realistico quello di fornire direttamente o un semilavorato o il prodotto finito di cui ha bisogno l'amministrazione pubblica, proprio perché il capitale umano presente all'interno del comune magari è di altissima qualità, ma non è sufficiente come numerosità per recepire ed assorbire quello che può essere un contenuto che viene trasferito. Ecco perché anche noi come Formez abbiamo sempre questo doppio livello di intervento. Abbiamo un intervento dove di fatto su realtà strutturate facciamo dei progetti di miglioramento della capacità amministrativa dove si lavora insieme, e altri dove o direttamente o indirettamente attraverso ad esempio dei centri locali o gli stessi uffici regionali preposti diamo un'assistenza, diamo appunto un semiprodotto al comune in modo che lo possa utilizzare. Questo, le anticipo, sarà una delle sfide principali nella realizzazione del PNRR. Il PNRR prevede un coinvolgimento pesante degli enti locali. I soldi, è vero, sono al centro, ma la ricaduta deve essere una ricaduta visibile sul territorio, e sappiamo già fin da adesso che alcune realtà sono relativamente pronte, vanno, ovviamente gli va spiegato, ma dal punto di vista della capacità e della competenza sono, chiamiamolo, abbastanza pronte per lavorare in tempi rapidissimi, altre avranno bisogno di un aiuto ulteriore per essere in grado di utilizzare questa occasione unica per il nostro paese.